I ragazzi di Focus al Jova Beach Party per una giornata di grandi emozioni e socialità. Il 7 maggio scorso, infatti, Lorenzo Jovanotti aveva presentato il suo libro all'interno della corte di Focus. Prima dell'evento, il cantautore fece un giro nella struttura che si occupa di rigenerazione urbana nei quartieri spagnoli e si innamorò della struttura e delle tante iniziative. Per questo, prima di andare via, ha salutato Focus e i suoi ragazzi, donando 100 biglietti omaggio destinati proprio ai giovani di questa realtà, e alla prima tappa campana del Jova Beach Party si sono ritrovati per la grande festa sulla spiaggia di Castel Volturno. 86 ragazzi che sono partiti da via Porta Carrese a Monte Calvario, tra di loro i giovanissimi delle scuole dalla parte dei bambini, i più grandi che frequentano la struttura dei quartieri spagnoli per altre attività, e poi i ragazzi di Argo, il centro di abilitazione rivolto ai bambini e ai ragazzi con disabilità e alle loro famiglie. Con loro, ovviamente, educatori e insegnanti. Noi abbiamo accolto proprio con piacere, chiaramente, perché questo dono ci ha donato tantissimi biglietti, e noi come fondazione, come scuola, ci siamo occupati di diffondere questo, cioè la possibilità di partecipare a questo evento, e ci siamo anche incaricati di organizzare un pullman, di mettere degli accompagnatori, di presenziare anche noi come scuola e quindi di accompagnare i ragazzi e di vivere tutti insieme questa esperienza. Mi piace molto e questa è una bellissima opportunità che ci ha dato. Sono super emozionato e comunque mi aspetto un luogo dove poter conoscere tante persone, poter ascoltare buona musica e passare dei bei momenti con tante persone. Jovanotti, mi piace che l'andiamo a vedere e che ci ha invitato. È stata una grande opportunità per tutti, e, diciamo, in qualità anche di direzione del Centro Argo, che accoglie ragazzi con disabilità cognitiva. Jovanotti, quando è venuto a Focus a presentare la sua raccolta di poesie, ha conosciuto i ragazzi ed è stata quella la prima occasione in cui siamo entrati in contatto con questo artista, e che poi in maniera veramente molto generosa e di cuore ha pensato di poter far partecipare tutti i ragazzi di Focus, ma anche del quartiere intero.